detto che le lampadine servono solo per illuminare? Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi siamo qua per il primo video dedicato in tutto e per tutto al Natale. Vedremo come riciclare delle lampadine e trasformarle in stupende e divertentissime decorazioni. E allora, senza perdere tempo, spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per fare le nostre palline di Natale con lampadine riciclate. Innanzitutto delle lampadine, noi ne useremo due. Per fare due modelli di quelle tonde potete utilizzare sia queste opache che queste totalmente trasparenti, e naturalmente potete utilizzare qualsiasi misura voi abbiate, e poi ne userò una di queste a goccia, quindi tre modelli per tre soggetti differenti. Poi un bicchiere di acqua con un piattino per stemperare i colori, dei colori acrilici, dei pennelli di poco conto, mi raccomando, un pochino di carta velluto marrone e un pochino di carta velluto arancione. Guardate quanta poca ne ho, ne serve proprio pochissima. La colla attaccatutto o la colla a caldo, un paio di forbici. Ci occorrerà anche una colla stick e degli stuzzicadente, uno, due. Io ho qui uno spiedo, ma poi cercherò di trovare uno stuzzicadente perché più piccolo è meglio. Ci occorreranno degli uniposca, i colori saranno il rosso, il nero, il bianco prevalentemente, ma anche altri colori se li avete potreste usarli. La pasta struttura, per una delle nostre creazioni useremo la pasta struttura, questa è quella della Crelando presa alla Lidl, ma potete farvela da voi, vi linko tra le schede informative il video dove vi ho insegnato a farla. Una spatolina e due tipi di nastrino, un cordoncino così per creare l'appendino per le nostre decorazioni ed un nastrino di qualunque fantasia voi preferiate che invece sia di questa fascetta piatta. E infine tutti abbiamo un calzino spaiato, ecco, un calzino spaiato e un rettangolino infinitesimale di pannolenci verde. Cominciamo subito con la prima delle tre lampadine. Con questa faremo una piccola renna. Allora, Rudolph, la renna di Babbo Natale. Prendiamo l'acqua, il piattino, un pennello e dipingiamo e creiamo un bel marrone. Quindi piano piano dipingete tutta la lampadina. Il primo passaggio verrà un po' trasparente, noi faremo due passaggi di colore. Bene, fatto il primo passaggio, facciamo asciugare totalmente, poi dovremo pitturare anche la parte superiore, questa con la ghiera metallica. Nel frattempo portiamo avanti anche le altre lampadine in modo da accelerare il lavoro. Prendiamo del bianco, coloriamo tutta la lampadina tonda. Ok, adesso prendiamo una puntina di rosso, una puntina di ocra e creiamo un rosa carne, pure troppissimo. Con questo rosa che abbiamo creato prendiamo la nostra lampadina a goccia e facciamo due passate qui, così, nella parte anteriore. Come a creare un piccolo volto, vedete? Quindi un centimetro sotto l'attaccatura che prenda quasi metà della lampadina, un poco di più di metà della lampadina, anche se un po' poi andrà coperto, ma meglio eccedere. E lasciamo asciugare così le nostre lampadine. A quella marrone facciamo fare un secondo giro di colore. Ok, asciugata tutta la parte della boccia di vetro, adesso pitturiamo anche la ghiera metallica. Arrivati a questo punto, mettiamola da parte e lasciamola asciugare completamente. Riprendiamo quelle che stavamo usando prima e ripassiamo un secondo strato di rosa su questa a goccia e ripassiamo un secondo strato di bianco. Adesso, semplicemente con il rosso, dobbiamo colorare la ghiera della lampadina a goccia.
Bene, dopo aver dipinto le tre lampadine, adesso procediamo singolarmente, in modo che voi possiate decidere quale fare in maniera singola. Dopo l'aver dipinto, quindi questa tutta di bianco, questa tutta di marrone e questa un pochino di rosa e la ghiera di rosso, proseguiamo e proseguiamo proprio con la lampadina marrone, che è quella da cui abbiamo cominciato per prima. Per la lampadina marrone ci occorrerà il panno Lenci, un nastrino a quadretti o rosso come ce l'abbiamo, un cordoncino dorato, la carta velluto marrone, un'iposca marrone, un'iposca rosso, o in alternativa colore acrilico nero e colore acrilico rosso e pennellino. Io non ho l'uniposca bianco, quindi userò l'acrilico bianco e basta così. Cominciamo subito. Ok, con una matita adesso disegno la forma delle cornicchia e scendo molto la parte inferiore. Quindi divido in due e taglio specularmente in modo che mi vengano uguali. Ed ecco qua le corna. Adesso cosa faccio? Prendo una qualunque colla, anche della colla stick, cospargo il retro delle mie corna di colla, cosparse tutte ben bene, le attacco sempre sulla carta velluto in modo da avere delle corna fronte retro, insomma. Ok. E ritagliamo. Ok, adesso prendiamo la nostra lampadina, prendiamo il nostro uniposca rosso e facciamo il nasino della nostra renna. Allora lo metterò qui, bello grosso e triangolare. Poppete. Quindi con l'uniposca nero invece tratteggerò gli occhietti, 1 e 2, le righine del musetto, e la boccuccia. Adesso prima ripasso un'altra volta col rosso sul naso e poi rifilerò anche tutto il contorno. Ora piano piano rifilo tutto il nasino. Con un puntino di bianco ed un pennellino sottile diamo dei piccoli colpi di luce sugli occhietti. Così. E sul nasino. E questa è la faccina della nostra renna. Adesso però dobbiamo agghindarla per le feste. E allora prendiamo, io qui userò una forbice zig zag, ma se voi non ce l'avete non fa assolutamente nulla, e taglio a zig zag, dopo aver messo un po' di scotch carta, il mio panno Lenci, così. E adesso prendo la misura del panno Lenci che mi serve e lo avvolgo attorno al capo della mia renna. Ok, quindi metto un punto di colla sulla ghiera, o questa colla o qualunque altra colla, e poggio il panno Lenci un pochino più in basso, vedete, della fine della ghiera. Esattamente dall'altra parte devo mettere le mie cornicchia, quindi metto un punto di colla sul retro, sto anche abbastanza abbondante, prendo la misura esatta del retro degli occhi qui, ok, e attacco le mie cornicchia, che poi sono le sue cornicchie, non sono le mie, e giro, continuo il giro del mio panno Lenci. Ok, taglio l'eccesso, ovviamente metto un altro punto di colla a chiudere
senza bruciarci. Vedo quanto me ne serve per completare il giro e taglio l'eccesso anche di qua, questa volta con la forbice a zig zag. Prima però di chiudere questa parte del pannolenci, cosa faccio? Prendo il mio nastrino, faccio un bel nodino, fisso sempre con la colla a caldo tutto, quindi colla a caldo tutto attorno, colla a caldo anche qui, prendo il mio occhiellino, tac, e lo poggio, quindi giro, 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 e chiudo. E adesso finisco di rendere molto natalizia la mia renna mettendo un bel nastrino a rifinire il giro. Io userò questo tutto rosso a scacchietti, mi piace molto. Zac. Metto un punto di colla dove voglio che si agganci in maniera definitiva, mi verrà così più semplice annodarlo successivamente. Ok. Aspetto che asciughi, quindi giro, faccio un fiocchino. Anche qui ovviamente tolgo l'eccesso di nastro. Ed ecco che la nostra renna è pronta per rendere veramente divertente e creativo il nostro Natale, con pochi soldini spesi e tanto divertimento per crearla. Quindi vedete come con una lampadina una cosa simpaticissima può essere fatta per il vostro alberello di Natale. Adesso invece andiamo a fare un bel pupazzo di neve. Come prima cosa facciamo il faccino e allora decidiamo noi che faccino vogliamo abbia il nostro pupazzo di neve. Io farò i miei occhietti tondi. A questo punto prendo la mia carta e ne taglio un triangolo lungo, senza misure né niente, molto ad occhio come piace a me. Adesso prendo questo, prendo l'angolino, rigiro su se stesso verso lì, prendo un angolino esterno, rigiro su se stesso giusto all'inizio con lo stuzzicadenti per aiutarmi e piano piano arrotolo a formare una sorta di carota. Arrotolo finché voglio che sia lunga la mia carotina, quindi con le forbici taglio l'eccesso, metto una punta di colla che vada un po' dentro e un po' esca, appiccico al centro della faccia, così, tada! Con lo stuzzicadenti prendo una puntina infinitesimale di bianco acrilico e do i colpi di luce sugli occhietti, 1 e 2. Sono piccole cose che però servono a rendere più carino il nostro lavoro. Adesso prendiamo il nostro calzino spaiato, che nel mio caso è un fantasmino, e tagliamolo un po' a metà, così. Quindi userò l'elastico come finitura e quindi lo lascerò ad elastico e questa parte, quindi il tallone, lo butterò in dentro, la fermerò con un nastrino che può essere o a contrasto o a colore. Io per questo pupazzetto andrò sui toni magari più dell'argento, quindi userò il cordoncino argentato ed il nastrino, anche lui grigio argentato, con le scritte Merry Christmas. Faccio il solito nodino alla cordicella, tolgo l'eccesso eccessivo e tolgo anche questo, quindi adagio sul mio pupazzo di neve il cappellino, voilà, che carino! E con la colla a caldo, guardate che tenero, e con la colla a caldo fisso lì dove voglio che non si muova più. E allora, un punto qua, vedete, ne metto proprio poca per fare questo lavoro, e un poco qua. Fisso la mia cordina sulla ghiera
con un punto di colla a caldo, alzo il coppolone, infilo dentro così, prendo il nastrino e chiudo creando una sorta di pompon con la calza rimanente. Qui però faccio solo un nodino, non faccio il fiocchetto. Se volete che i nastrini stiano fermi e non si muovano, ed ecco la seconda decorazione per il nostro albero, il nostro simpaticissimo omino di neve. Eccolo qua, poi lo rivedremo bene nelle foto. Passiamo all'ultima decorazione. Per questa decorazione ci occorrerà la pasta struttura, la spatolina e gli uniposca colorati. Con la pasta struttura dobbiamo creare, allora, sulla testa il pompon del cappellino di Babbo Natale. 1. Questa verrà la più imprecisa, però anche la più artistica di tutte. Dopodiché, sempre aiutandoci o col dito o con la spatolina, a seconda di come vi viene meglio, facciamo innanzitutto il bordo del cappellino di Babbo Natale, che gira tutto attorno alla ghiera rossa che simulerà il cappellino. Questa parte inferiore diventerà la barba di Babbo Natale. Oh, 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 oh. Adesso dobbiamo farla asciugare. Asciuga abbastanza rapidamente la pasta struttura, diciamo che ancora non è asciutta, ma almeno possiamo toccarla un pochino il tempo di finire di lavorare. E creiamo i nostri occhietti con un po' di rosso che stemperiamo sul nostro dito, magari con un po' di bianco, così facciamo le gotine poppete rose. Babbo Natale lo facciamo rubicondo, dai. Lo vedete? Mi avvicino. Le guanzotte rosa di Babbo. Il nasino con un puntino rosso. Ok. Ciao Babbo. E adesso dobbiamo creare i baffotti. Ci serve qualcosa per aiutarci. Userò uno stuzzicadenti. Abbasserò la pasta struttura. Olè. I baffotti di Babbo Natale. La 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 la. Allargo, faccio un bel baffotto. Do la bella formina. Con il bianco, mi raccomando, sempre il punto luce sull'occhietto. Con il rosso, sempre con lo stuzzicadenti, faccio la boccuccia. Lo faccio che sorride, Babbo. E adesso da qui devo fare passare il cordoncino che ho dimenticato, giustamente, giustamente. Allora, adesso prendo il cordoncino, chiudo anche qui, fermo il cordoncino con un po' di colla a caldo nel nodino. Quindi prendo lo stuzzicadenti e inserisco il nodino all'interno del ciuffo di Babbo Natale, così. Quindi spingo e faccio in modo che venga totalmente inglobato dal pompon del cappellino. Ok, possiamo ufficialmente dire che la stagione di Natale prende inizio su Arte per Te. È arrivato anche Babbo Lampadina. Bene, adesso lo faccio asciugare completamente, spero di riuscirlo a staccare dalle mie dita
Se no, se mi vedete con le foto così, non è una decorazione che ho deciso di avere perenne addosso, ma sono rimasta appiccicata. No, vabbè, ora lo stacco, faccio le foto e noi ci vediamo dopo. Ho ho ho! Merry Christmas! Visto che belle le nostre lampadine, a forma di renna, a forma di omino di neve, potete farle anche a forma di Babbo Natale. Questa naturalmente non è una mia idea, è un'idea che ho visto dilagare su Pinterest e mi è piaciuta e vi ho voluto spiegare come farlo nella maniera più semplice possibile. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando se è così regalatemi un bel pollice in su per questo Natale e soprattutto condividete questo video sulle vostre pagine Facebook, questo vi aiuterebbe veramente tanto a tenere alto il canale. Vi lascio qui la playlist dei video dedicati al Natale. Qui troverete l'intera raccolta dei video e nella end card finale un sacco di playlist interessantissime. Non mi rimane che dirvi che vi aspetto sempre sul mio secondo canale Ombretta e su Due Cuori Una Cappa, il mio canale di cucina, sulla mia pagina Facebook e su Instagram, i link li trovate qua sotto, e spero che questo video vi abbia divertito e vi sia d'aiuto per questo Natale che finalmente sta avvicinandosi. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto! Arrivederci! Non è fantastico che stia tornando il Natale? Arte per te, questa è arte per te, arte per te.